tutti volpini e volpine, ben ritrovati con questo nuovissimo video. Siamo ritornati oggi su Made of Medan nel sesto episodio. L'ultima volta avevamo, diciamo, interagito col personaggio di Brad, se non sbaglio. E adesso siamo qua con Fliss. Questa qua è un'altra storia, questo è un tunnel lunghissimo. Sicura di sapere questo? Oh mio Dio. Ok. In poche parole, su sta nave ci sono delle allucinazioni. Ci sta un gas a terra che loro non vedono e che gli fa venire delle allucinazioni. Ecco, ad esempio in questo momento lei vede il fantasma che... delle voci che in realtà non ci sono. Succede qui? Bene, direi di proseguire. Qui da questa parte, qui ci sta un cadavere molto bello. Direi che ha una bella cera. Ma non è vero mai. Cos'è, un sassolino, un bossolo di pistola? Dovrebbe essere sì, un bossolo di pistola. Va bene. O proseguiamo dritto per il fantasma, oppure da qua se va da qualche altra parte. Non si va da nessun'altra parte. E allora proseguiamo qua. Oggi ragazzi, possibilmente sarà l'ultimo episodio, non lo so, Non lo so. L'ho detto così. Oh mio Dio. Cavolo. Cazzo. No. Oh mio Dio, che sono brutti. Non so bere. Non preoccuparti. Così? Così? Non è per te. Cavolo. Sei cagata sotto, Oh mio Dio. Vaffanculo, Brad. Pezzo di fango. Comunque, ogni tanto mi dimentico che c'è l'anteprima, che possibilmente posso anche attivare l'anteprima video. Dove diavolo sono? Della webcam. Ponte inferiore, 2.48, 21 giugno. Questa è una sala... cos'è? Un ristorante? Tipo. Dovrebbe essere. Va bene, raga. Mi sembra bella sta stanzetta. Ah, cerchiamo di esaminarla in cerca di qualcosa. Lì vedo un qualcosa che possiamo toccare. Qui ci sta nulla, vicino al pianoforte. Ah, ho visto qualcosa se non sbaglio. Non mi fa andare, allora non ho visto nulla. Non dobbiamo perderci assolutamente nessun tipo di segreto. Questo posto... perché? Non ha senso, succede qui. Perché così tanta velocità nel dire queste cose? Per favore, Fliss, cammina da quest'altra parte. Ah, questa è una bellissima fontana che esamineremo dopo. Giusto per... però, qui abbiamo anche dei bellissimi teschi. Dai. Dai, esaminiamo questo invece. Mamma mia, raga, una fontana così non l'avete mai vista, dite la verità. Ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma l'audio si è corrotto dopo ben 3 minuti di registrazione. E per tutta la traccia audio, per tutto il gameplay, quello che sentirete è assolutamente corrotto. Adesso, non ho voluto cancellare tutto il gameplay perché sono successe veramente tante cose e purtroppo non posso ripetere la scelta delle azioni. Anche se potessi farlo, non lo rifarei, perché comunque non avrebbe senso visto che le mie reazioni sarebbero diverse. Quindi spero che il video vi piaccia uguale. Mi dispiace per questo calo di qualità, ma purtroppo ho voluto azzardare usando un programma che non userò mai più in vita mia. E dalle prossime registrazioni in poi, anche con altri gameplay, sentirete la mia voce con il programma di registrazione naturale. Detto questo, vi lascio al gameplay. Ok, eccoci ritornati. Mi era scollato un attimo il telefono. Ho risposto, ho parlato a quelle cose, sono ritornato. Raga, qui il gioco vuole dire che in questa stanza non ci sta più nulla, giusto? Perché si apriva su queste parti. Vedi che ci sta qualche altra cosa, perché gioca un po' bastardello. Dice, no, devi essere tu a essere curioso per queste cose. Ed apriamo lo sportello e ci troveremo nulla. Ok. Questa è una cosa un po' strana. Mi aspettavo uno jumpscare. Però ovviamente, per non essere troppo evidenti, non ce l'hanno messo. Qui ci sta un libro. Che non ti interessa neanche sapere cos'è. Ci sono dei simboli, una piramide. Cosa sono? Gli illuminati, mi sa. Anzi, lascio andare il retti e me lo apre. La cappa dovrà riunirsi in silenzio esattamente 5 individui come noi. Sarà nel corpo e nello spirito. Devono essere 3 donne e 3 uomini. Sono Fliss, Giulia. No, sono solamente 2, mi dispiace. Primogeniti con i volti coperti da cappucci. Sono 3 uomini là. Cioè, quello che intendi. Quelli che c'erano saliti dalla nave. Poi tutta la storia, raga, non l'ho letta. Se volete mettere in pausa prima ve la leggete. Anche se non ho... non sono andato, diciamo, tutto in passo, lo so. Qui sta un po' di sangue.
Coraggio, Fliss, resta lucida. Tanto pure che l'audio non si sente bene. Oh, davvero? Ma non mi dire, Marco, è quello che appena è successo. Oh mio Dio, incredibile, ma veramente. Il microfono. Qui c'è una leva. E se l'aziono mi chiudo dentro. Questa è una prima lezione, abbiamo questa prima. Cioè, esaminiamo questa. Qualcuno mi stava affogando, tipo. Che capire sono io. E Giulia Mara dice no, non lo fare. E non si può andare da nessun'altra parte se non sempre qua azionando questa leva. Ah, ma è un ascensore, adesso l'ho capito. Un ascensore che non funziona. Non è vero. Apro quella tenda. No, raga, le bare non mi piacciono, dai, no, le bare no. È tutto troppo assurdo. Eh no, è tutto troppo brutto. Ma perché siete andati su questa nave? Cioè, lo so che vi ci hanno portati, però. Eravate così belle, poteva fare qualche altra cosa, poteva accadere un'altra cosa, non lo so. E invece... qui sono una corda che se la tira non so che cazzo succede. E sta cazzo di bara. Non è una corda, è del sangue che scorre, tutto molto normale all'ordine del giorno. Cioè, chi è che non vede del sangue scorrere da una parete? Ma veramente, raga, dai. Sono altre corde, qui c'è una porta, che possibilmente è quella di prima. Non è quella di prima, qui si esce fuori. No, 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 per favore, no. Ok, ho filmato. Questa è infinita, eh. Che succede? Che? Mi sono possessati del corpo, mi sono possessati di Fliss. Non ci credo, ho cambiato l'ambientazione. Ma perché non l'ho esaminato prima? Ma perché dico io? Ma perché? Ma perché? Mi fai esaminare, cazzarola puttana. Oh, ci sta il lucchetto, non si può aprire. No, è aperto invece. Ci sono dei sacchi. Segreto trovato. Pile di cassa con cristalli in sacchi di juta. E le parole oro della Manciuria stampate sui lati. Hai capito loro dove stava? Però raga, è un'allucinazione secondo me. Il deposito è allagato. A quanto pare si è verificato una fuoriuscita di sostanze chimiche nella stiva 2. Ok, qui dove scorreva il sangue prima. Anche se qui non scherza manco, cioè neanche. Adesso c'è della bellissima acqua, che è tutto un po' più normale se ci pensate. E come dovrebbe essere, sempre. Non ci sta nulla. Vabbè, allora vediamo di riaprire questa porta. Non si può riaprire. Vabbè, non sapremo mai cosa si c'erava prima in quella bara normale. Magari c'erano jumpscare, magari c'era qualche altra cosa. Così potevamo magari... mi viene sempre in inglese questa cavolo di parola. Compare. Oh mio Dio, mi viene in italiano. Pista del gas. Adesso vediamo se è cambiato qualcosa qua in questa stanza. Magari alle volte non si sa. Potrebbe anche darsi. La premonizione è sempre quella, solo che c'è del gas, anzi non si può più esaminare. Invece sentiamo allora. Oh, non ho capito. Non c'ho quelle volte, c'è dei problemi grafici. Oh, c'è qualcuno dietro. Anche se raga, l'audio l'hanno bombata a bestia, cioè io non lo sento l'abbia abbassata, l'ho detto anche nell'altro episodio. Mi sente sempre altissimo. Ehi! Hey. Oh, ciao Brad, a posto. Brad? Brad. Guarda. Come mi hai trovato? Direi che la mia idea di nascondermi si è rivelata vincente. Vediamo, indignazione e approvazione. Se sveglio mi piace. Dai. Sì, questo devo concedertelo. Almeno non sanno quanti siamo. Mm-hmm. La maschera antigas? L'ho trovata in un armadietto. Ho pensato servisse, non lo so. Dobbiamo andarcene. Se ne avessi un'altra potresti anche tu indossarla, Fliss. Mannaggia. Miglioramento bussola. In seguito Fliss ha incontrato Brad
e insieme sono andati alla ricerca degli altri. Poteva anche andare diversamente, mi vuoi dire. Però come, se l'ultima scena era quella? Eccoci qua. Sempre con loro due. Ok. Non si sa dove sono andati Alex. Direi proprio che ci siamo persi del tutto. E Giulia? Alex e Giulia? La nave così ha un mucchio di corridoi. Amen. Basterà esplorarli uno ad uno e trovare una via d'uscita. Certo, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo, vero? Mamma mia. Va bene, dai. Proviamo, sempre con il LB premuto per andare veloce perché... Oh mio Dio! Wow! Non è quello che speri quando sei a bordo di una nave. Io non spero nulla di tutto ciò. A dirla tutta. Però... Dobbiamo raggiungere il ponte. Hashtag mi hai letto nel pensiero. Dove stai da questa parte? Arrampicati, ma perché mai dovrei arrampicarmi là? Piuttosto stamina questo. Chissà come è morto. Ha visto un fantasma ed è morto. Allora, questo è un promemoria interno da Carter Watts a tutto l'equipaggio di guardia. Riferimento fantasmi. Come alcuni di voi già sapranno, alcuni vostri colleghi sono stati sollevati dai tunnel di guardia per consentire a me e ad altri due ufficiali di indagare su queste storie di fantasmi a bordo. Dopo un'accurata indagine durata una notte intera che ha interessato l'intera nave, siamo giunti alla conclusione che non c'è nessun fantasma, scritto in maiuscolo, Quindi... Mi sa che neanche loro ci credono. Continuava ancora, ma questa mi sa che era la cosa più importante che dovessimo esaminare. Quindi o mi arrampico continuo. Sembrerebbe che sono sicuro che non posso tornare più indietro. Al caso nostro. Però... Presto, Brad. Su, vieni qui. Cavolo, mi sto pentito di questa scelta. Forse quassù. È la nostra unica opzione. Non è l'unica opzione, di no. Quello è l'albero motore principale. Sei pronta? Sì. Cavoli. Dai, un, due, tre. Olè. Allora, chissà dove è finito il pervertito nero. Sto un bastardo. Tanto, secondo me se lo sono mangiato. C'è il cinema se lo sono fatti fuori. Ma mancano questi altri. La nostra via d'uscita. Cioè, raga, ognuno pensa per sé. Scusate che con un barso il mouse è solo che tanto tocco il tasto per la webcam. Che c'è qua a terra? Questa è una pala rotta. Vorrei illudermi che possa essere utile in qualche modo, ma non è così. Ce l'avevi prima la... come si chiama? La chiave inglese, ma l'ha presa Brad. Ce l'ha ancora Brad appresso, sai che non lo so. Tipo, se ritoccassi qua, cosa succede? Ah, per riandare giù? Ah no, solo lo guarda. Non so quanto possa essere utile guardarlo. Al limite fammi fare un jumpscare. La metto a ventare in qualche modo. Che non ci sta nulla. Continuiamo da questa parte. Sicuramente mi sono perso qualcosa. Ne sono assolutamente a conoscenza e consapevole. C'è la stessa cosa però. Da qui si va. Qui sta altro da poter esaminare. Non ci sta nulla. Vabbè raga, apriamo sta porta e vediamo. Ah, è una scala. Oh mio Dio, lo cieco. È rotta però. È alto. Ci sarà un modo per salire sul ponte. Ma non mi dire. E allora com'è? C'è sta botola. Sì. Ci sta il lucchetto, ma lui c'ha la chiave inglese e penso no, che possa. Da questa grata non si passa. Ma chi l'aiuta lui? Ma che cazzo è sta cosa? Ma dai. Torniamo indietro allora. Dai, andiamo indietro, meno male, così possiamo esaminare anche le altre cose. Ehi, Brad, guarda. Non è vero, non ci vanno sotto. Lo stupidi. La scala. Potrebbe fare il caso nostro. Madonna, ma li torna giù. Tiriamo a sorte? Vado io, vai tu. Ma vado io, va. Ma magari. Vado io. Poi c'è crepa sta. Ok. Prego, fai pure. Ma non neanche lo voglio dire che cos'è. Grazie a una giornata. Con Brad, Chris ha deciso di scendere giù per l'apertura. E che fa? Vado giù? Ma che sta cosa? Non solo te risparmi il viaggio, magari c'è muori te. Te la pigli pure. Ma lei non deve essere più altruista nei tuoi confronti. Tutto bene? Sì, certo. E tu invece? Realmente bussola. Chris è scesa nella sala sottostante. Mi fa piacere. Grandioso. Ci mancava solo questo.
Questa scala, raga, sembra quella che ci manca a noi. Tutto ok? Ci sarà un altro modo. Guardo qui se c'è qualcosa di utile. È quello. Bene, bene, possiamo... Non la prendere. Questa è la stanza di prima. Questa che ho fatto una cavolata. Ecco. Ah, è la premonizione. Forza, devi uscire da lì. Ma c'è morta. Hai ancora quella pala rotta. Usa quella. Forza la grata e sbrigati, l'acqua sta salendo. Oh mio Dio, Cristo, mi sa che ti ho fatto morire senza volerlo. Ma prendi la cosa, ma che stupido! Hai detto di prendere quella cosa! Cristo santo, prendi! È bloccata! Dai! Ti prego! Fa qualcosa! Torno in un attimo! Ma non c'è un attimo, sta... Aiuto! Ce l'ho, no, veramente devo... Presa! Te l'ho detto prima, 2 minuti prima. Ma che mi fai lo zoom? Ma rompila. Oh mio Dio. Provo con il cardine. Il cardine sembra un po' debole. Sai che ho fatto la giusta giusta questo caso. Fallo! Ce l'è morta. No, non è vero. L'ho fatto, mamma mia. Grazie a una giornata. Scusate se interrompo questa scena, eh. Fisa ha fatto notare a Brad che il cardello del portiere sembrava fragile. Ma poi ha detto che ci ha salvato la vita. Ma che fa, scherzi? Non mi ricevo. Ma quelli scrive quello. No, ma mostro ne... Non te la merda pure loro. È meglio. È meglio. Arriviamo prima alla scala. Mi sa che se prendevo quel pezzo di scala non facevo nulla. Così è meglio. Dai, eccoli, mamma mia. Tutto calcolato, non so se siete capito. Editing calculated. Ehi, avanti. Mamma mia. Che culo, Anche se dicono che dovrebbero morire alcuni personaggi. Di là. Non obbligatoriamente. Però non so se è possibile farli salvare tutti. Però fino adesso non c'è morto nessuno. E non penso di essere andato bene nel seguito, cioè nel senso di aver fatto delle azioni giuste. Quindi... Eccoci con Giulia e Alex. Stiva di carico 1, del 252. C'è sta qualcuno dietro. C'è qualcuno dietro... Sono morti? No! Sono bastardo di Giulia, ancora la strada. L'uomo nero. No. Ma è svenuto, mi sa. Però quando si risveglia, raga, non gli viene da respirare. Come fa lei a svegliarsi senza panico? Bah, ma non lo so, è un gioco. Pensa che magari è un'illusione. Capite, per quel motivo che c'è sta suo fidanzato morto. Non è vera sta cosa. È un'illusione, dai. Non è possibile. Non lo so. E c'è in testa, c'è tipo delle conchiglie. Ma vaffanculo. Sapevo che non era vero. Non lo sapevo. Questo non è vero pure. Uno è Junior, l'altro è Alex, non sto qua esempio. Sembrano diversi anche in faccia. Non ti fermare. Accendilo! Accendilo! Forza! No, non è lui. Sono quello vero. Avete sentito la voce?
Non è come penso io. Che hai? Stai bene? Raga, I don't know. Non lo so. Grazie. Sarai annegata. Mi spiace, ma hai fatto la cosa giusta. O lui o noi. Ah, ma era il nero. Perché non sto capendo se sono due Alex. Questo è l'altro. È un fantasma. Andiamo! Ma quello è dietro. Questo mi sembra vero. Cavolo, raga. Già 22 minuti di registrazione. Mamma mia. Il tempo vola. Il tempo vola, vola, vola. La bemaia. Ora è 3:11. Sì. Quello manco freddo, c'è dei sangue, tanto che gli è freddo. Fatti morire uguale, dice. È qui! Che succede, zuccheri? Vedi che c'è. E non mi ami più! Ah, il valente. Aspetta. Quick time event. Davvero? Ma dietro ci sta il dottore. C'era il dottore dietro. Vuoi dire che è finita? Corri, salta. Ma salta, va. Merda. Dai. Veloce, mamma mia. Ah, sta il muro. Prosegue, reagisci. Prosegue. Ma raga, oh, però non ho fatto la scelta sbagliata. Maria. Maria, Maria. Vabbè, siamo fuori, dai. Ma come fa a essere così vero e vivo? Ma non è un fantasma. Se n'è andato. È reale. Capendo. Fliss! Oh mio Dio. Grazie al cielo. Sì, sono io. Andiamo ora. Ho fatto la scelta giusta, raga. Ancora una volta. 4 vivi. 4 su 4. Ancora, raga, non so che fine abbia fatto. Basta il traduttore. È scappato con la barca. Non gliene è fregato nulla a quello. Se per quelli manco un po'. Vero, manco un po'. Siamo al sicuro? Credo che... Sì, non corriamo rischi. Per il momento. Sembra che su questa nave siete ricordato, vero? Dai. Dai che questo episodio è veramente bello. Se non per il fatto che mi si è corrotto l'audio, Dio santo. È vero che c'era il dottore anche prima, era là. Oh, ma salve! Il curatore, dico. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Ma tanto che non lo vediamo questo, eh. Vediamo che ci dice. Questo è stato un bel episodio, eh. Mi è piaciuto. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? No. Andrà bene. Spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. Sono sfortunati. E molti sono morti quella notte. Me lo voglio dire. Ma quanti? Voglio permettermi un suggerimento. Il numero non è importante, il numero. Niente spoiler. Niente spoiler, ma che? Ma quel suggerimento? Nessun indizio? No, non ne voglio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Ma in bocca al lupo. Sì, non ti preoccupa. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra.
spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Beh, anche questa parte del curatore è finita. Mamma mia. 332, ponte scoperto. Che diavolo succede su questa nave? Perché sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno. Ora te ne sei accorta. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? Lo so. No, lo so, ma... Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? Come? No, no, è fantasma. Dov'è l'oro? Quello è evidente. Avete trovato tracce dell'oro? L'oro della Manciuria non è davvero oro. È una sostanza chimica e sta contaminando la Stiva 2. Ah. Già, sono sicura che anche i nostri amici pescatori resteranno piuttosto delusi. Magari ci muoiono. Non la prenderanno bene. Nervosismo indagine. Cos'è successo? Che cosa sarà successo in questo posto? Vorrei saperlo. Ho visto che il giornale era del 47. Questo posto è strano. È una nave fantasma. Cioè, è brutto dire una nave fantasma. Terrore. Sono impazzita o questa nave è stregata? Cioè, le navi fantasma esistono davvero e noi ci siamo anche saliti a bordo e siamo nella merda? Potrebbe essere una spiegazione. Secondo la lettera che ho trovato prima, le guardie erano terrorizzate dai fantasmi. Un appunto parla di un gruppo che voleva evitare il turno di guardia perché erano troppo terrorizzati. C'era una nota al riguardo. Hanno organizzato turni di guardia per stabilire se le visioni avessero un fondamento, sai, ma non è servito. Nervosismo sospetto. Dobbiamo fare. Che cos'è successo su questa nave? Dove sono tutti? Siamo su un mausoleo, più che su una nave. Da dove vengono tutti i cadaveri? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Beh, ne sappiamo più di prima. È meglio di niente. Ma stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamolo. Andiamocene da qui. Ci serve la calotta dello spinterogeno. O la Duke non parte. C'era quello. Un attimo. Deve esserci una radio a bordo. Possiamo trovarla e usarla. Bella idea, ma funzionerà ancora. Serve un modo per arrivarci. Bene, questo è il prossimo obiettivo del prossimo episodio. 3.43. Allora, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, pollice in su, commentate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao a tutti, volpine, volpine. Bella.